Eccoci. Sei muto, Giulio, incominci bene. No, siamo live in muto, fantastico. Allora, buonasera a tutti, siamo alla 81ª live del Fatto Lunedì Sera. Fantastico. Abbiamo un gradino ritorno con noi, c'è il dottor Riccardo Paramatti della Sapienza di Roma, che è già stato con noi quasi un anno fa, in realtà, Riccardo, Eh sì. Ciao, era giugno. Fisico delle ciao. particelle. Buonasera, grazie per essere venuto. Buonasera, grazie a voi Anzi, dell'invito. bentornato, direi. Bentornato, Esatto. bentornato. Allora, abbiamo pensato di organizzare queste live perché si è parlato in tutti i giornali di questo nuovo, di questo esperimento, di questo apparecchio, si chiama il Muon G-2, e siccome non ne sappiamo granché, non ne sappiamo niente, sostanzialmente eravamo molto curiosi di chiedere all'esperto, che già avevamo avuto ospite, quindi ci fa molto piacere parlarne con Riccardo questa sera. Ora, direi, innanzitutto cominciamo un secondo. Riccardo, ti chiederò un attimo di essere ripetitivo perché siccome l'argomento è molto denso, ovviamente non, diciamo, è bene, diciamo, rispiegarlo per chi ascolterà la puntata e per chi ci sta E ascoltando. anche per noi, E ovviamente. ovviamente prima battuta per noi perché, ecco, questo è importante. Allora, innanzitutto se ci puoi fare, diciamo, una parte un po' introduttiva di questa live, se ci puoi riparlare un attimo di che cos'è un acceleratore di particelle e come funziona, ecco, come è fatto. E poi magari nella seconda parte della live parleremo un po' più nello specifico dell'esperimento. Ecco, però cominciare da questo punto e poi magari parliamo un po' di, diciamo, di che cosa, degli argomenti che studiate in particolare, ecco. Va bene. Dunque, partiamo dalle particelle. L'acceleratore di particelle accelera particelle, ma che sono le particelle? Le particelle sono dei corpi che hanno delle dimensioni e delle masse, diciamo, a scala atomica o anche subatomica. Quindi noi sappiamo alcune particelle che vengono accelerate, per esempio, sono i costituenti stessi dell'atomo. Gli atomi sono formati da protoni, neutroni ed elettroni, e i protoni e gli elettroni sono delle particelle che si trovano negli acceleratori, generalmente negli acceleratori di particelle, appunto. I neutroni non li ho nominati perché hanno carica elettrica, neutra, sono privi di carica elettrica, e quindi, come vedremo in un attimo, diciamo, è indispensabile per una particella, per essere accelerata, possedere una carica elettrica, che sia negativa o positiva, questo è indifferente. Sostanzialmente i componenti fondamentali di un acceleratore di particelle sono due. Sono i campi elettrici che accelerano la particella dotata di carica elettrica, quindi si applica una differenza di potenziale e la particella accelera, acquista energia dal campo elettrico, aumenta di velocità. E il secondo componente è il campo magnetico. Negli acceleratori circolari come l'LHC di Ginevra o come l'acceleratore al Fermilab di cui, diciamo, parleremo dopo, sono appunto acceleratori circolari, quindi le particelle devono compiere delle orbite circolari. Allora, per far curvare una particella serve una particella carica, serve un campo magnetico. Una particella dotata di carica immersa in un campo magnetico è soggetta a, se ve lo ricordate dagli studi del liceo, alla forza di Lorentz, e questa forza di Lorentz curva la traiettoria della particella, sostanzialmente applica appunto una forza verso il centro della circonferenza dell'acceleratore e fa curvare l'acceleratore. Quindi questa particella che viaggia a velocità prossima alla velocità della luce nell'acceleratore vede un campo elettrico, un campo magnetico, un susseguirsi di campi elettrici e magnetici. Il campo elettrico accelera, il campo magnetico curva, quindi tiene la particella in orbita, sostanzialmente. Allora, l'acceleratore più famoso e più grande che c'è di particelle nel mondo, l'LHC, accelera protoni. In questo caso, generalmente appunto vengono accelerati o protoni o elettroni o le corrispondenti antiparticelle, quindi l'antiprotone e l'antielettrone, che si chiama anche positrone, e in questo caso invece l'acceleratore accelera muoni, che sono un altro tipo di particelle.
Ecco, allora la domanda che mi viene spontanea è proprio questa. Allora, innanzitutto ci può fare, diciamo, un summary for dummies delle particelle che studiate, nel senso che, per esempio, appunto, le particelle elementari dell'atomo, cioè quelle che costituiscono il nucleo, ossia protoni e neutroni, e gli elettroni che orbitano intorno, poi orbitano, mi insegni tu, è anche un termine improprio, però diciamo stanno negli orbitali esterni, sono quelle fondamentali, e fin là, diciamo, ci arriviamo in realtà, perché pure Maria Paola fa la modesta, ma in realtà questa roba la sa benissimo pure lei, perché legge un sacco. Invece, per esempio, ecco, i muoni, io li ho solo sentiti nominare, non so che cosa siano, poi si parla pure di leptoni, di queste altre particelle un po' più strane, ecco, ci puoi spiegare, ci fa fare un... E se posso aggiungere, magari anche nello stesso contesto, di spiegare anche tutte le forze su cui si basano poi, perché mi ricordo un po' di tempo fa avevo visto su YouTube, perché ovviamente non ho altro da fare nella mia vita, ma mi ero vista questa lecture di tipo 2 ore al Royal Institute, no? Dove ovviamente sempre fanno tutte queste lecture, che parlava proprio delle forze. Ed era molto interessante, perché parlando delle forze poi spiegava anche in maniera molto interessante le particelle che poi vengono create, e poi ovviamente parlava anche di quark e di tutte queste altre forze subatomiche di cui veramente io ormai non capisco più niente, perché è incredibile per me anche solo immaginare un quark, quindi figuriamoci capirlo. Però possiamo magari capire un attimo la struttura, no? Cioè come abbiamo le particelle, poi abbiamo i quark... Abbiamo cose ancora più piccole, su quali forze si basano, cioè, come diceva Giulio, proprio un po' un teaching for dummies. Ci spieghi la fisica quantistica in 2 parole, insomma. Ci provo. Allora, partiamo da quello che conosciamo meglio, che è l'atomo. L'atomo, come l'avevamo detto anche quando ci siamo sentiti la prima volta, sostanzialmente è vuoto. La materia sostanzialmente è vuota. Okay? Le particelle occupano in realtà una porzione piccolissima dello spazio e dell'atomo. L'atomo è composto da protoni e neutroni e elettroni, come dicevi Giulio. Ora, dobbiamo fare la prima distinzione fra particelle elementari e particelle non elementari. Le particelle non elementari sono quelle che sono... sostanzialmente si compongono di altre particelle, cioè sono stati aggregati di particelle elementari. Allora, il protone e il neutrone sono particelle non elementari, questo l'abbiamo scoperto negli anni 60, non del secolo scorso, quindi non, chiaramente si va progredendo, no? E sono particelle composte da 3 quark ciascuna, ok? Quindi in realtà la particella elementare dell'atomo non è il protone con il neutrone e l'elettrone, ma è il quark di un tipo che si chiama quark up, il quark down, questi 2 tipi di quark formano protoni e neutroni, e l'elettrone. Quindi le particelle elementari dell'atomo, della materia, di tutta la materia che ci circonda, di quello che siamo fatti, quello che sono fatte le stelle, le galassie nel cosmo, sono sostanzialmente quark up, quark down e elettroni in tutte le combinazioni possibili e immaginabili, danno luogo a tutto quello che ci circonda. Ora, questa è una, diciamo, è quello che si chiama una famiglia del modello standard delle particelle. In realtà, perché una famiglia? Perché quello che si è scoperto anche lì negli ultimi 50-60 anni è che in realtà esistono molte più particelle di queste. Cioè il modello standard replica, la natura replica queste particelle in altre 2 famiglie. Come c'è l'elettrone, ci sono 2 fratelli dell'elettrone che hanno proprietà molto simili, però sono più... hanno una massa maggiore e non sono stabili come il protone, cioè decadono, vivono per una frazione di tempo e decadono. Il fratello, diciamo, di mezzo, va bene, l'elettrone è il fratello piccolo, non piccolo come massa, non come età, perché l'elettrone è quello che conosciamo da più tempo. Il fratello di mezzo è il muone, che ha una massa che è circa 200 volte quella dell'elettrone, però ha lo spin... un mezzo come l'elettrone, ha delle proprietà simili a quelle dell'elettrone. La differenza qual è? Beh, una differenza sostanziale è che, avendo una massa molto più grande, riesce a penetrare molto di più nella materia. Okay? Quindi
un muone, i muoni tipicamente vengono dai muoni che osserviamo noi, che misuriamo, il modo con cui è stato scoperto il muone negli anni 30 del Novecento è dai raggi cosmici. Che sono i raggi cosmici? I raggi cosmici sono una pioggia di particelle che arriva continuamente sulla Terra, sostanzialmente sono formati da, in gran parte da protoni, ma anche altre particelle, interagiscono negli strati più alti dell'atmosfera e danno luogo a una cascata di quello che si chiama raggi cosmici secondari. I primari sono queste particelle che arrivano all'atmosfera, i raggi cosmici secondari arrivano fino da noi, fino al livello del mare, diciamo. Allora, il muone è un tipo di particella che ci attraversa continuamente. Noi siamo sottoposti perennemente a una pioggia di muoni, circa 40, 50, 100 muoni al secondo ci attraversano. Ci attraversano, come ho detto, riescono a penetrare molto più degli elettroni nella materia, quindi ci attraversano tranquillamente. Raramente un muone interagisce con un atomo del nostro corpo. È il motivo per cui dei laboratori di fisica delle particelle vengono messi, per esempio, al Gran Sasso, no? Sotto chilometri di terra. Perché? Qual è il motivo? Il motivo è che tutti questi muoni danno molto fastidio per fare misure di precisione. Allora serve qualcosa che riesca a fermarli, ok? E non li fermi con 10 metri di ferro, per esempio. Li fermi con uno strato di materia equivalente, per esempio, al Gran Sasso. Quindi laboratori sotterranei, il motivo di costruire dei laboratori sotterranei è proprio questo, fermare i raggi cosmici, è uno dei motivi è questo, fermare i raggi cosmici ad avere un ambiente più pulito. Un'altra cosa interessante che possiamo sicuramente, che vale la pena dire dei muoni, è che ci danno una prova evidente della correttezza della relatività, della teoria della relatività di Einstein. Perché sapete che Einstein ha fatto tante cose, no? Le sue più grosse, diciamo, i suoi più grossi traguardi sono dati dalla teoria della relatività ristretta e generale, probabilmente. Vi faccio notare che ha vinto il premio Nobel per un'altra cosa, per aver scoperto l'effetto fotoelettrico. Comunque, la teoria della relatività ristretta prevede quello che si chiama la dilatazione dei tempi e la contrazione delle lunghezze. Allora, perché il muone è collegato a questo? Perché il muone è una particella che ha una vita media molto breve, decade molto velocemente, decade in, dico i numeri anche se diciamo lasciano un po' il tempo, decade in 2 milioni, in 2 milionesimi di secondo. Va bene? Ora, in 2 milionesimi di secondo la luce percorre intorno ai 600 metri. Quindi questo vuol dire, siccome niente va più veloce della luce, vuol dire che questi muoni, per la fisica classica, no? Dovrebbero viaggiare intorno ai 600 metri e poi decadere, non di più. Quello che succede è che questi muoni dei raggi cosmici che si formano negli strati più alti dell'atmosfera arrivano fino al suolo e gli strati più alti dell'atmosfera sono a 10 km da noi. Quindi questi muoni effettivamente viaggiano per 10 km. Com'è possibile questo? È possibile appunto perché avviene quello che si chiama un fenomeno relativistico, cioè il tempo di vita del muone si dilata grazie alla sua altissima energia e quindi dal nostro punto di vista il muone vive molto più a lungo di quello che dovrebbe vivere. L'orologio, quando si parla di riferimenti, l'orologio, noi vediamo il tempo scorrere in maniera molto diversa e il muone riesce ad arrivare fino a viaggiare per 10 km, per noi diciamo ha vissuto un tempo molto più lungo. Dal punto di vista del muone, il tempo è quello, 2 milionesimi di secondo, però dal punto di vista del muone, il suo sistema di riferimento, quello che avviene è la contrazione delle lunghezze. Questo avviene, questo è il motivo per cui mind-blowing proprio. È incredibile. Allora, io di queste ultime frasi avevo capito zero. L'hanno spiegata bene. Non è vero che ha capito.
diciamo, i terrapiattisti non sanno quello che dicono, però una particella velocissima che arriva verso la Terra effettivamente vede la Terra come un disco piatto. Perché? Non perché la Terra sia un disco piatto, ma perché nella direzione di moto della particella la relatività ristretta prevede che tutto si accorci, ok? E quindi una particella velocissima, ultrarelativistica, che arriva, che viaggia verso la Terra, vede la Terra come una pizza, come un disco piatto. Bene, questo è quello che avviene al muone quando entra nell'atmosfera. Vede un'atmosfera molto più corta di quello che è, ok? Una distanza da percorrere che non è la nostra, i 10 km, ma è quella del muone, e quindi arriva fino a Terra. Va bene, ho divagato un po'. Comunque, il muone è il fratello. Ho una domanda probabilmente molto stupida, ma... Scusami Riccardo, una domanda molto stupida, ma della risposta molto breve, nel senso... i muoni e neutrini sono la stessa cosa o sono due cose diverse? Cioè un muone indica una classe che comprende anche i neutrini, scusami. Sono diverse ma fortemente legato. Un muone, quando ti ho detto che decade in 2 milionesimi di secondo, un muone decade in un elettrone più 2 neutrini, quindi sono fortemente legati. Elettrone e i suoi fratelli più pesanti e i neutrini sono quelli che costituiscono la classe dei leptoni che citavi tu prima. Okay, quindi i leptoni sono... particelle, elettrone, muone, tau, che è il terzo della famiglia, e i 3 neutrini corrispondenti. E Maria Paola mi chiedeva delle forze. Sì, che poi ci serve anche per la seconda sì, parte. Maria Paola deve solo un attimo riprendersi da questa... No, ci serve anche per la seconda parte della conversazione, nel senso adesso si è pure unita un po' di gente, diciamo esatto, sarebbe utile fare un brevissimo riassunto delle forze fondamentali della materia oggettivamente, perché poi da quanto ho capito c'entra con l'esperimento. Sì, sì, sicuramente. Dunque, le forze che conosciamo da diversi secoli sono due. E sono la forza di gravità, la forza gravitazionale, quindi Newton nel 600, e la forza elettromagnetica, cioè l'unione dei fenomeni elettrici e magnetici, quindi parliamo della seconda metà dell'Ottocento, Maxwell. Queste forze costituiscono la fisica classica. Allora, nel Novecento sono state scoperte altre due forze in natura, la forza nucleare forte e la forza nucleare debole. La forza nucleare forte tiene unita la materia, tiene uniti i nuclei degli atomi. Se ci pensate, voi sapete che due cariche dello stesso segno tendono a respingersi, no? Invece due cariche elettriche di segno diverso, una positiva e una negativa, tendono ad attrarsi. Ora, il nucleo è formato da protoni e neutroni, i protoni sono tutti positivi, quindi uno si aspetterebbe, no, che il nucleo non possa stare in piedi, no? Invece il nucleo è stabile, è fortemente stabile, e questo grazie alla forza nucleare forte, che è una forza attrattiva fra protoni e neutroni. In realtà è una forza attrattiva fra quark, però diciamo i protoni e i neutroni sono composti da quark. L'altra forza è la forza nucleare debole, okay, che è per esempio responsabile del decadimento del muone, di processi che avvengono nel Sole. Un grosso risultato nella fisica, in questa fisica, in questo tipo di fisica, nella fisica delle particelle, è come Newton ha unificato, se volete, io che cado per terra con l'orbita della Terra intorno al Sole, e Maxwell ha unificato i fenomeni elettrici e i fenomeni magnetici. Un'altra grossa unificazione che è avvenuta anche questa nella seconda metà del Novecento è stata l'unificazione fra forze elettrica, elettromagnetica e nucleare debole. Quindi oggi si parla di una forza elettrodebole. Quindi oggi le forze sono 4, ma in realtà 2 sono state unificate. Ora, l'idea che ci piace tantissimo è cercare di unificare tutte queste forze in un unico modello teorico. Va bene, e i tentativi sono tanti. Ora, queste forze come interagiscono le forze con le particelle? Beh, sostanzialmente delle particelle che sono soggette a un'interazione, quindi a una forza, per esempio una forza di natura elettromagnetica, si scambiano dal punto di vista delle particelle, si scambiano
un mediatore di forza, ok? È come si fa, è come se il classico esempio che si fa sono due per esempio due giocatori che con che, ok, su ghiaccio, va bene, che si lanciano un oggetto. Allora, il lancio di questo oggetto fa sì che i due giocatori cambino il proprio moto, per esempio per rinculo, per esempio. E questo, diciamo, è quello che avviene quando due particelle interagiscono fra di loro. Si scambiano un mediatore delle forze. Allora, per la forza elettromagnetica, questo mediatore si chiama fotone. Onda elettromagnetica, fotoni. Dualismo onda-particella. Per la forza nucleare forte, questo mediatore si chiama il gluone, da appunto glu-colla, che tiene unito il nucleo. Per la forza nucleare debole, questi mediatori sono il bosone W e il bosone Z, che diciamo, vabbè, sono stati scoperti, quelli che hanno fatto vincere il premio Nobel a Carlo Rubbia, per intenderci, negli anni 80. Il mediatore delle forze, della forza di gravità, la forza di gravità è talmente debole rispetto alle altre forze che il mediatore della forza di gravità, quello che si chiama gravitone, se volete, non è ancora mai stato osservato. Quindi le particelle, il mondo delle particelle si divide in due categorie. I mediatori delle forze, quelli che vi ho appena nominato, che si chiamano bosoni, si chiamano bosoni perché hanno spin intero, e un numero intero, e le altre particelle sono quelle che costituiscono la materia, che invece si chiamano fermioni, come per esempio l'elettrone, i quark, il neutrino, eccetera. Insieme a tutte queste, insieme a ogni particella che vi ho nominato, esiste la corrispondente antiparticella. Quindi per l'elettrone, per esempio, esiste un elettrone, una particella uguale, identica all'elettrone, che però ha carica positiva e si chiama positrone. Questa è, diciamo, la situazione delle particelle elementari al momento, nel senso che siamo a caccia, questo è quello che prevede il modello standard delle particelle elementari, siamo a caccia di qualcosa di nuovo, ovviamente, perché abbiamo bisogno di ci piacerebbe tanto progredire, no? Su questa strada, sia per l'unificazione delle forze che per la scoperta di forze nuove e di particelle nuove. E in tutto questo dove entra il Higgs field? L'Higgs entra, l'Higgs in realtà è il meccanismo che tiene in piedi il modello standard. Perché? Perché senza il meccanismo di Higgs tutte le particelle del modello standard dovrebbero essere prive di massa, non avere massa, dovrebbero viaggiare tutte alla velocità della luce come i fotoni, essere prive di massa. Ora ovviamente le particelle non sono prive di massa, noi abbiamo una massa, questo vuol dire che c'è qualcosa che dà massa a queste particelle. Allora, questo qualcosa, una possibile spiegazione è stata data da Higgs e da altri due fisici negli anni 60 con questo meccanismo che prevede l'esistenza di un nuovo campo, un campo che si chiama campo di Higgs, che permea tutto lo spazio, va bene? Quindi il campo di Higgs è ovunque. Questo campo di Higgs che cosa fa? Interagisce, tutte le particelle interagiscono con il campo di Higgs, che se volete possiamo dire che le rallenta, e queste non viaggiano più alla velocità della luce, acquistano una massa grazie a questa interazione. Più una particella interagisce con questo campo di Higgs, più la sua massa è grande. Okay? Quindi è qualcosa che, se volete, si oppone al movimento, alla velocità della luce delle particelle. Ora, qual è il problema? Il campo di Higgs non si vede, ovviamente. Allora, fortunatamente, come ogni campo, è associato a una particella ben precisa. Questa particella è appunto il famoso bosone di Higgs, che è una particella un po' jolly nel modello standard, va bene? Perché non è né un mediatore delle forze, intese come quelle che con le quattro forze che abbiamo detto prima, né una particella di materia, è una particella che ha delle determinate proprietà, erano previste queste proprietà da questa teoria,
ma diciamo la particella, siamo andati fisici sperimentali, fisici delle alte energie sono andati a caccia di questa particella per decenni e è stata finalmente, diciamo, scoperta soltanto, oramai sono 8 anni fa, al CERN di Ginevra, all'inizio nel 2012. È stata osservata da 2 diversi esperimenti e questa è una cosa molto, diciamo, che è sempre desiderabile, no? Avere qualcuno che conferma una scoperta, o meglio, in questo caso è stata una scoperta simultanea di 2 esperimenti totalmente, diciamo, indipendenti, quindi questo rafforza, diciamo, la validità della scoperta. Perfetto, grazie Riccardo, guarda, spiegazione estremamente esaustiva. Allora, adesso vediamo al sodo della puntata, perché qua viene la curiosità, nel senso, tieni presente questo, io ho letto qualche cosa, ma farsi un'idea dai giornali è impossibile, perché come al solito ovviamente i giornali, e questo lo capisco anche, essendo un campo così complesso, cercano un po' di farla spicy, e quindi dicono scoperta la nuova dimensione, nuova legge della fisica, incredibile, adesso ci sposteremo da un capo all'altro dell'universo in un'ora di volo, eccetera, eccetera. Ecco, volevo capire un attimo, innanzitutto, partiamo questo dai fondi. Questo non vale solo per la fisica, i toloni dei giornali. Esatto, sono una nota problematica. Allora, innanzitutto, ecco, diciamo un attimo che partiamo proprio dalle basi. Che cosa è successo, esatto? Che esperimento è stato fatto? Ok, allora, diciamo che un mese fa una collaborazione internazionale di più di 200 fisici, tra cui molti italiani, poi statunitensi, cinesi, tedeschi, russi, inglesi, ha annunciato che cosa? Di aver osservato in un esperimento al Fermilab, che è un grande laboratorio delle particelle che si trova vicino a Chicago, un'anomalia nella misura della massa, nella misura del momento magnetico del muone. Okay? Questo momento magnetico del muone è una proprietà del muone è legato all'interazione tra il muone e il campo magnetico e hanno osservato, diciamo, appunto un'anomalia in questa misura. Allora, che cos'è questo momento magnetico? Allora, partiamo dal fatto che ogni particella che ha spin ha un momento magnetico associato alla particella. La particella dotata di spin è dotata anche di un momento magnetico e questo momento magnetico ha un valore ben preciso. Viene espresso da un fattore che si chiama G. Posso fare un brevissimo passo indietro? Possiamo spiegare per chi ci segue cos'è lo spin in realtà? Sì, certo, assolutamente. Allora, diciamo che lo spin è una proprietà delle particelle elementari, anche delle particelle composte, anche il nucleo di un atomo può avere spin. Che cos'è lo spin? Beh, è un numero, è una grandezza che ha a che fare con la fisica quantistica, quindi è difficile, diciamo, schematizzarla. Il classico modo con il quale si schematizza è la particella è una trottola, gira come una trottola, ok? E lo spin, diciamo, è correlato a questa rotazione della particella su se stessa. Allora, può essere utile questa rappresentazione, è utile in questa situazione, per esempio, perché il momento una corrente elettrica che gira è associata a un momento magnetico e se volete, quindi possiamo vedere lo spin come una rotazione della particella su se stessa che dà luogo a un momento magnetico. Come dicevo prima, i fermioni, tra cui i leptoni, le particelle di materia hanno spin 1/2, mentre invece i bosoni hanno spin intero, per esempio 0 nel caso del bosone di Higgs, 1 nel caso del fotone e così via. È una proprietà della materia. Ora il muone, come l'elettrone, ha spin 1/2. C'è un fattore che si chiama appunto il fattore G, che per la fisica classica è 1, per la fisica quantistica è 2, in realtà non è 2. Perché non è 2? Non è 2 perché questo ha a che fare con, se volete, il vuoto nella fisica quantistica. Okay? Allora, il vuoto non è, in realtà il vuoto non è come ce lo immaginiamo noi, perché continuamente nel vuoto si possono creare e poi distruggere, fare annichilazione delle particelle. Ora,
questo crearsi, il vuoto è un, se volete, qualcosa di estremamente spumeggiante, ok? Dove qualcosa nasce e muore subito dopo. Questo crearsi e distruggersi delle particelle, diciamo, in qualche modo viola la conservazione dell'energia, che è una legge della fisica. Ma uno dei pilastri della meccanica quantistica, che è il principio di Heisenberg, dice che uno dei modi con cui si può leggere questo principio è che si può avere una violazione dell'energia per un istante molto breve di tempo. Più è grande la violazione dell'energia, e più deve essere piccolo questo istante in cui viene violata l'energia stessa. Allora, può avvenire effettivamente la creazione di nuove particelle, e queste particelle sono in qualche modo appunto sempre presenti e vengono chiamate particelle virtuali, va bene? E quando in realtà si studia l'interazione fra il muone e il fotone del campo magnetico, che è legata, questa interazione è legata al soggetto dell'argomento di cui stiamo parlando, in realtà non c'è solo il muone e il fotone, ma ci sono tutte queste particelle associate al vuoto cosmico, che ci sono dei bellissimi diagrammi in fisica delle particelle che si chiamano i diagrammi di Feynman, con cui effettivamente si rappresenta, ma si calcolano anche il contributo di queste particelle virtuali alle grandezze, tra cui il momento magnetico del muone. Allora, se mettiamo dentro tutte le particelle del modello standard e facciamo i conti, questo fattore G non è 2, è leggermente più di 2, poco più di 2, lo 0,1% più di 2. Allora, lo scopo è misurare G-2, da cui viene il nome di questa collaborazione, cioè quanto è diverso G da 2. Allora, se appunto, come dicevo prima, se mettiamo insieme tutte le particelle del modello standard, viene un certo valore. Questa proprietà si può misurare, e se volete poi cerchiamo di vedere velocemente come. Si può misurare, e quello che è stato misurato è qualcosa che è diverso da quello che ci si aspetta, contando come particelle che, se volete, associate a questo processo, tutte le particelle del modello standard. Quindi le cose sono 2, 3 forse. Allora, o ci sono nuove particelle, nuova fisica, nuove forze, e quindi il valore che ci aspettiamo non è quello che consideriamo adesso, ma è un valore diverso, perché dobbiamo tenere in conto nuove particelle che si creano e si distruggono in questo vuoto quantistico, oppure semplicemente l'esperimento diciamo, quando analizzerà più dati, diciamo, avrà una misura più precisa e compatibile con quello che ci si aspetta, va bene? Quindi, diciamo, oppure, va bene, potremmo anche essere in presenza appunto, come dicevo prima, di un valore, diciamo, perché anche i fisici teorici hanno il loro bel da fare, no? Quindi i fisici teorici cercano di calcolare questo valore che ci aspettiamo, potrebbe anche questo valore ha una sua incertezza, ci potrebbe essere anche un progresso in campo teorico che poi alla fine riaggiusta le cose. Però al momento c'è una certa discrepanza tra il valore, una discrepanza importante tra il valore teorico che ci si aspetta, e nel caso di validità del modello standard, e il valore sperimentale, quello che è stato misurato al Fermilab, che fa sperare in una nuova scoperta. Non siamo ancora arrivati a una quantità di dati e una precisione nella misura sperimentale e nella previsione teorica che ci consente di dire abbiamo scoperto, perché, diciamo, anche qui c'è tutta una convenzione ben precisa per dichiarare una scoperta, diciamo, in questo campo. E se volete, diciamo, torniamo anche su questo. Io avrei una domanda molto veloce sul nulla cosmico, che poi la prima volta che l'hai menzionato pensavo subito alla politica in Italia, ovviamente. Però io, allora, inizialmente pensavo che nel nulla, in questo nulla, non ci fosse veramente niente, perché
comunque di base ci sono sempre questi campi che poi interagiscono, e io pensavo che praticamente poi queste particelle che vengono create e distrutte vengono create da questi campi che comunque continuano ad interagire e sono o piatti o si muovono di più, ed è per questo che poi creano e distruggono poi quello che viene creato all'interno di questo nulla, che poi non è veramente nulla. E come seconda domanda, questa scoperta potrebbe essere, cioè, è l'interazione tra particelle o tra questi campi che poi creano queste particelle? Allora, attenzione, non parliamo ancora di scoperta, al momento parliamo di una, appunto, come si dice, una discrepanza tra teoria e esperimento, quindi che può indicare, può portare a una scoperta nuova. Scoperta nuova di che cosa? Allora, intanto fatemi dire che i colleghi della collaborazione G-2 finora hanno analizzato solo una piccola parte dei dati raccolti. Quindi hanno molti più dati che stanno analizzando, stanno ancora prendendo dati, finiranno di prendere dati l'anno prossimo, e quindi avranno una mole di dati che è circa 20 volte di più di quello che hanno mostrato adesso. Quindi sicuramente la loro misura diventerà ancora più precisa, e questo, diciamo, aiuterà a capire in che strada andiamo. Che cosa possiamo scoprire? Diciamo, se questa discrepanza venisse confermata a un livello maggiore, che cosa possiamo scoprire? Beh, diverse cose, perché appunto, ecco, qui stai facendo vedere un diagramma di Feynman, ok? Dei diagrammi di Feynman. Sì, esatto, allora, mi sono permesso di googlarlo perché, fra l'altro, ho messo l'accento su questo perché ho visto che c'è un G a destra, che immagino sia la variazione del momento magnetico, però correggimi tu se sbaglio clamorosamente. No, quel G è un gluone, ok? G ok, perché... perfetto, proprio toppato. No, però lascia questo qui perché aiuta questo diagramma di Feynman. Bocciato, Giulio. Lo leggiamo? No, i simboli li abbiamo utilizzati tutti, alcuni anche in più quantità. Quindi guardiamolo da sinistra a destra. Allora, questo qui potrebbe essere un... qui è indicato... indicato in meno e meno. Comunque, lo potremmo vedere come un elettrone e un positrone, che cioè l'antielettrone, che si annichilano e formano un fotone. Quel fotone è quella linea ondulata azzurra. Questo fotone potrebbe poi dar luogo a due quark, che sono i Q che vedete nelle frecce nere, per esempio. Allora, lì potete attaccare... ora immaginate di avere invece quel fotone che è attaccato al muone, avete il muone, al posto dei due Q avete il muone, quindi un'interazione fra muoni e fotone. Allora potete attaccare tutte le particelle che volete, lì per esempio c'è quel gluone che esce fuori. Se attaccate tutte le particelle del modello standard e fare dei conti, appunto viene un valore che non è quello misurato. Allora una possibile spiegazione è che lì ci sia un'altra particella che non abbiamo considerato finora e che può spiegare questa discrepanza. E che cosa può essere questa particella? Beh, per esempio potrebbe essere il mediatore di una nuova forza. Considerate che il modello standard è molto solido, nel senso che ha confermato tutte le misure che sono state fatte in questi anni, però non risponde a delle domande fondamentali. Una di queste domande è perché ci sono tre famiglie di particelle, per esempio. Un'altra domanda è che cos'è questa la materia oscura, no? Ci sono diverse domande a cui perché c'è molta più materia nell'universo che antimateria. Allora, queste nuove particelle che, se inserite nei diagrammi di Feynman, poi danno spiegano la differenza residua che c'è tra il valore sperimentale e il valore teorico, possono per esempio essere mediatori di una nuova forza. Si può immaginare che ci sia, alcuni modelli postulano l'esistenza di una quinta forza, una forza molto debole come la forza di gravità, altrimenti l'avremmo vista già, e una forza che non, a differenza della forza di gravità, che diciamo agisce anche a grandi distanze, questa agisce a distanze molto molto piccole. Oppure potrebbero essere delle particelle supersimmetriche che girano là dentro in quei diagrammi, per esempio.
possono essere, le spiegazioni possono essere diverse. Quello che è chiaro è che se questa discrepanza appunto venisse confermata, saremmo in presenza di qualcosa di nuovo. Un'altra possibile spiegazione può essere delle nuove particelle che si chiamano leptoquark, ok? Che hanno sia le proprietà delle, che sono un misto, se volete, tra leptoni e quark. Ma insomma, comunque i fisici non hanno tantissima fantasia quando bisogna dargli un nome. Ovviamente la quinta forza è quella più, diciamo, se volete, la cosa più appealing, però diciamo le possibili spiegazioni sono diverse. Ma non ti preoccupano tutte queste scoperte, nel senso, cioè non personalmente, però a me preoccupa un po' il fatto che abbiamo questo tipo di risultati, cioè la prima cosa che a me viene in mente è allora quante altre forze o particelle ci sono che non conosciamo. No, guarda, non mi preoccupa affatto la scoperta delle troppe scoperte, mi preoccupa il contrario, il non scoprire niente. La scoperta è qualcosa che dà una soddisfazione incredibile, è un progresso nella conoscenza, è il nostro obiettivo, no? L'obiettivo della ricerca pura, quindi aver partecipato in prima persona con tantissimi altri colleghi, italiani e non, alla scoperta del bosone di Higgs è stato qualcosa di veramente il culmine di decenni di lavoro. Allora, la sede di scoperta ti assicuro è grandissima, quindi spero che appunto che questa, speriamo tanto, io non sono di questa collaborazione, non ne faccio parte, ma ovviamente facciamo tutto il tifo per loro in questo senso, no? Speriamo di avere nuove scoperte quanto prima. Fra l'altro ti do una pessima notizia, che si sono uniti alla chat spettatori e amici fisici, e in particolare c'è Giorgio Valocchi, che è un nostro nuovo collaboratore che sta in redazione, che ci fa una domanda un po' nerdosa, che allora, forse questa almeno la capisco, diciamo, dice di quanti sigma è fuori il momento misurato rispetto alle predizioni. Allora, qualche rudimento di statistica ce l'ho, qua sigma non è una... cioè, si parla della deviazione standard, immagino, non si sta parlando di roba che non ho mai sentito nominare. Ok, perfetto. C'è anche una particella che si chiama sigma. Era quella... Era quello il mio terrore. Sì, allora... Dunque, intanto rispondo a Giorgio, 4.2 sigma, ok? E il traguardo delle scoperte è 5 sigma. Allora, però forse vale la pena spendere due o tre parole su questo fatto. Allora, siamo nel regno della fisica quantistica, okay? Quindi nel regno delle probabilità. Va bene? Quindi la stessa teoria, il modello standard, può dar luogo, se facciamo n esperimenti tutti uguali, per misurare la stessa quantità, per esempio il momento magnetico del muone, okay? Non danno tutti lo stesso risultato. Possiamo avere risultati diversi. Però c'è un modello dietro e quindi siamo in grado di prevedere il valore con una sua incertezza. Okay? Allora noi pensiamo regna Gauss nelle probabilità, quindi abbiamo una distribuzione di probabilità a campana, la famosa gaussiana, okay? E vabbè, per chi se ne intende un po' di statistica sa che cos'è una deviazione standard e diciamolo, quanto è piccola la probabilità delle code, degli eventi poco probabili che sono sulle code. Allora, qui si scatena, diciamo, si scatenano i giornali, va bene? Spiego perché. Allora, 4,2 sigma vuol dire un caso su 40.000. Che vuol dire questa cosa? Vuol dire che il modello standard, con tutte le fluttuazioni statistiche del caso, darebbe, nel caso in cui facessimo 40.000 esperimenti di questo tipo, darebbe un solo esperimento con questo valore qua. Ok? Che vuol dire questo? Vuol dire che l'esito che stanno vedendo, se veramente è il modello standard, è un esito molto molto raro, molto poco probabile. Ok? Allora, questa cosa gira nei titoli dei giornali, ok? Viene girata in che modo? Viene girata dicendo, e quindi
al 99,9% dei casi è una scoperta, è nuova fisica, non è modello standard. Ok, bravissimo, la gaussiana. Ok, allora noi siamo lì, lì arriva fino a 3 sigma. Ok, noi siamo quindi 0,1%, noi siamo a 4 sigma. E 2 e la scoperta è 5 sigma. Allora, cerco di fare un esempio. In realtà i test di medici capiscono a fagiolo, però fatemi fare un esempio ancora più. Questa è una delle poche cose che pure noi siamo tantissimo, devo dire la verità. Facciamo un esempio ancora più, diciamo, che tutti possiamo visualizzare. Allora, prendiamo un dado e lo tiriamo e facciamo 6. Lo ritiriamo un'altra volta e facciamo un altro 6. Quanta è la probabilità di fare 2-6 con due lanci? Beh, è un sesto per un sesto che fa un 36esimo. Questa probabilità è minore del 3%. Quindi, se io lancio un dado non toccato due volte e faccio 2-6, la probabilità è minore del 3%. Che cosa dicono i giornali? Sostanzialmente i giornali dicono, e quindi al 97% il dado è truccato. Ma voi buttereste un dado o ci andreste a giocare? Buttereste un dado se lanciandolo fate 2 volte 6? Non credo, ok? Allora, la giusta affermazione qual è? La giusta affermazione è: se il dado non è truccato e io lo lancio 2 volte e al 3%, nel 3% dei casi faccio un doppio 6, la giusta affermazione è: se io lancio un dado e non è toccato, nel 97% dei casi non faccio 2 volte 6. Non, quindi il dado è truccato al 97%, nel 97% dei casi. Allora, adesso, vediamo perché i titoli dei giornali, diciamo, a volte sono... c'è questo fraintendimento a volte. Allora, se io osservo una discrepanza che ha un valore statistico di 4.2 sigma, ok? Un caso su 40.000, vuol dire che il modello standard dà un risultato del genere solo una volta su 40.000. Okay? Questo vuol dire che nella stragrande maggioranza dei casi il modello standard non dà una fluttuazione statistica così alta, ma non necessariamente vuol dire che nel 99,99% dei casi questa è nuova fisica, cioè non è modello standard. Se volete, restando al paragone con i dadi, 3 sigma sono, lo vedete là, scritto là, 0,1%, c'è un caso su 1000. Allora, questo vuol dire come fare 4 volte 6 di seguito. Allora, con 4 volte 6 inizia a pensare ad avere qualche dubbio sul dado. 4,2 sigma sono un caso su 40.000. Un caso su 40.000 è come fare 6 volte 6, cioè lancio 6 volte e ottengo 6. Allora forse adesso ho ragione a iniziare a pensare che il dado sia truccato. Okay? Allora, ci si dà come convenzionalmente, come traguardo per dichiarare la scoperta, 5 sigma. 5 sigma è un caso su 3 milioni e mezzo. Allora vuol dire... come lanciare un dado 8-9 volte e ottenere sempre 6. Allora, a quel punto, diciamo, la comunità scientifica dice: beh, no, effettivamente questo dado è truccato, effettivamente non è il modello standard, c'è qualcosa di nuovo. Okay? Per questo sì, perché sennò vabbè, ma già un caso su 1000, ma che vuoi di più, no? 99,9%, ma dichiara la scoperta. No, non è così, è più sottile la cosa, va bene? Quindi spero in qualche modo di averla chiarita. Quindi 4,2 sigma vuol dire che questo esito, questo risultato è molto poco, il modello standard è molto raramente da un risultato del genere, però non posso rigirare e dire quindi sicuramente è qualcosa di nuovo, devo essere più cauto e aspettare nuove misure e 5 sigma. Se poi l'esperimento dichiarasse una scoperta, chiaramente cosa si farà? Oltre a stappare le bottiglie di champagne e probabilmente far vincere il Nobel a queste persone, il Nobel per la fisica, si lavorerebbe a un altro esperimento diverso, che però misura la stessa quantità,
per cercare di confermare quella scoperta, ok? Perché ovviamente due esperimenti che vedono la stessa cosa ti danno più garanzia, ok? E in effetti c'è già un in programma un esperimento che misura il momento magnetico del muone, che si chiama con grande fantasia muone, e al CERN di Ginevra, e verrà realizzato, diciamo, nei prossimi anni. Mamma mia, a me queste cose comunque brain explodes. No, ma secondo te quindi, e questo ovviamente qua stiamo facendo speculation at its best, ma nei prossimi 10 anni quale tipo di scoperte ti aspetti dalla fisica? Se proprio dovresti entrare proprio nel campo fantascienza, sci-fi? Dunque, intanto nel nostro campo mi aspetto che nei prossimi anni o LHC o gli esperimenti, poi LHC è un acceleratore, in realtà gli esperimenti, i rivelatori di particelle, le collaborazioni che stanno all'LHC o, diciamo, altri esperimenti come questo e G-2 portino a appunto a scoprire nuova fisica, nel senso a scoprire dei nuovi settori della fisica che riescano ad ampliare il modello standard e a spiegare per esempio l'origine della materia oscura. Noi siamo certi che ci sia materia oscura nell'universo, tanta, molto più della materia ordinaria. Si chiama oscura perché non riusciamo a vederla in nessun modo, però abbiamo degli effetti indiretti evidenti, per esempio la rotazione delle galassie, che è molto maggiore di quello che ci si aspetterebbe, e quindi siamo a caccia di questa materia oscura. Ora, spero che una delle prossime scoperte sia appunto quella di capire che cavolo è questa materia scura, ok? Questa è una. Che poi la materia scura è tipo il 67 o il 70%, vero? È molto più, come ti dicevo, della materia ordinaria. Se vuoi, diciamo, stanno in sì, è 6-7 volte la materia ordinaria. Quindi... Però ecco, scusami, questa è un'altra cosa che io non ho mai capito, ma questa è una stima che è basata sostanzialmente, correggimi se dico una bestialità sicuramente, ma questa della materia oscura, che poi dark matter e dark energy sono a loro volta due cose diverse, no? Ma sì, sì, materia oscura e dark matter, sì. Queste sono stime che sono basate sostanzialmente sull'effetto gravitazionale di questa presunta materia oscura, o sbaglio? No, dici esattamente. Okay. E dicono che praticamente è anche la ragione per la quale l'universo continua ad espandere, vero? Quella è l'energia oscura. È l'energia oscura, ecco, esatto. Noi, guardate, siamo in una situazione... pessima dal punto di vista della conoscenza, perché diciamo, noi pensiamo di conoscere tante cose e riusciamo a spiegare solo il 4% dell'universo, poi c'è un 25-30% di materia oscura e un restante 70% di energia oscura, quindi come vedete siamo veramente da questo punto di vista agli inizi, no? E la dark energy, l'energia oscura, invece è responsabile, diciamo, abbiamo una prova anche lì indiretta dell'esistenza dell'energia oscura, perché l'universo continua a espandersi e diciamo, questo non dovrebbe accadere, perché le forze gravitazionali in atto nell'universo dovrebbero a un certo punto iniziare a arrestare questa espansione, che invece continua ad accelerare. Scusa, vai. No, io stavo per dire una cosa veramente deprimente, quindi continua. No, io invece ho una domanda, scusa Riccardo, approfittiamo, poi quando devi andare diccelo, nel senso che noi siamo soddisfatti. Beh, a un certo punto mi manderete a casa, però ancora. No, siamo soddisfattissimi sul topic della live, ma a questo punto ovviamente ci sguinzagliamo, perché sai che siamo appassionatissimi di questa roba. Ho una domanda invece molto da ignorante su quello che dicevi prima sul vuoto, e questo mi interessa tantissimo, perché ci sono delle cose che, vabbè, ovviamente io non sono... Cioè non, dire che non sono un esperto è riduttivo, cioè non ne so veramente nulla, però questa cosa mi dice che il vuoto è praticamente una specie di zuppa di particelle che in realtà si creano e si annichiliscono in continuazione, no? Cioè questo mi pare di aver capito, se non sbaglio. Sì.
un ribollire di particelle, lo puoi vedere come, no? Ma quindi non sono i campi, cioè sono proprio queste particelle. Sono particelle, ma le particelle o sono particelle come i fotoni, per esempio, associate ai campi. Un diagramma di il diagramma di Feynman che abbiamo visto prima, ne abbiamo visto un esempio prima, allora, il diagramma di Feynman che dice che G non è 2, ma è 2,00 qualcosa, è un diagramma che ha un fotone in alto, aspettate, vedo... Back to school, Giulio. gamma, gamma, mu, mu. È questo colore, è questo qua. Scusate se non vi proietto. Vediamo se si vede. Si vede? Sì, sì, sì. Ok, allora, qui c'è l'interazione fra il muone e il fotone. E poi c'è un fotone, vedete qua, che diciamo si crea e si annichila, ok? Questo è un fotone virtuale di cui stavamo parlando prima. Allora, questo il fatto che se ci fosse solo il muone, questo fotone qua che è del campo magnetico, del campo elettromagnetico, avremmo G uguale a 2. La presenza di un fotone virtuale del genere o di altre particelle del modello standard fa sì che C non sia 2, ma sia diverso da 2. E quindi l'anomalia non è in realtà... si chiama un momento magnetico anomalo del muone, ma perché non è 2, ma è... però l'anomalia adesso non è che sia diverso da 2, è che la nostra previsione, che è diversa da 2, è diversa dal valore che misuriamo. Ok, no, ti stavo chiedendo, vedete questo continuo formarsi e annichilirsi di particelle, no? Cioè, mi incuriosiva perché c'è questa storia incredibile dell'origine e della fine dell'universo, che diciamo, questo argomentuccio è stato banalissimo, no? Però ecco, dal punto di vista proprio della fisica quantistica, non sono mai riuscito neanche a cominciare a capire, ecco, diciamo, ma per esempio. Allora, se lo spazio-tempo, cioè la situazione in cui siamo immersi, è fatta così, cioè ci sono queste particelle che nascono e si annichiliscono in continuazione, allora questo fenomeno, per esempio, potrebbe essere, un fenomeno simile potrebbe essere quello che ha dato origine poi al famoso Big Bang, cioè che c'è stata un'anomalia di questo tipo. E poi, domanda poi correlata, io ho visto un video fighissimo che sta su YouTube, fra l'altro, su come evolverà l'universo fino al decadimento sostanzialmente dei buchi neri fra trilioni di trilioni di trilioni di anni e poi l'ultima particella scompare. E fra l'altro non so se tu sei un fan di Matt Groening, ma c'è una puntata di Futurama in cui questa cosa la fa vedere, in cui vanno avanti nel tempo fino alla fine dell'universo, che mi ha sempre fatto impazzire. E appunto, se queste particelle si formano e si annichiliscono in continuazione, cosa succederà a quel punto? Cioè, che questo fenomeno si fermerà? Ripeto, sicuramente sono domande che ti possono sembrare le domande di uno zappatore, anzi sicuramente, però ecco. No, sono domande a cui io non so dare una risposta, nel senso che, cioè, quello che facciamo è speculiamo su questo, quindi sull'evoluzione dell'universo e su come finirà, se finirà l'universo, diciamo, al momento non abbiamo grosse certezze, per fortuna o per sfortuna. Quello che si pensa è appunto della nascita dell'universo da una fluttuazione del vuoto quantistico, questo sì, però diciamo è anche vero che gli acceleratori di particelle appunto aiutano a capire, concentrando tanta energia e tanta massa in uno spazio molto piccolo, cercano di riprodurre le condizioni iniziali dell'universo e di cercare anche di mettere chiarezza su questo. Però insomma, diciamo, sull'evoluzione dell'universo e su come questo crearsi, queste particelle che si creano e si annichilano continuamente, è qualcosa che c'è indipendentemente poi dall'evoluzione dell'universo. Okay? Cioè, è realmente meccanica quantistica, la vediamo in maniera indiretta nelle misure, negli effetti delle misure tutti i giorni, e è così. Va bene? È un po' separata, se vuoi, appunto, come ti dicevo, dall'evoluzione dell'universo, che ha più a che fare, ecco, con l'espansione, con la velocità con cui si espande, con l'entropia, no? Perché diciamo, sappiamo che l'entropia aumenta quando, diciamo, tutto avrà la stessa temperatura, quindi è qualcosa che
molto affascinante, però su cui veramente è ancora più difficile che sulla fisica delle particelle, diciamo, dare delle disegnare, diciamo, delle teorie più, appunto, ci sono tanti modelli teorici, alcuni suffragati da osservazioni, da osservazioni sperimentali, però la situazione anche lì direi che c'è molto, ancora moltissimo da scoprire, e anche in quel campo ovviamente ogni scoperta è una festa. E un'altra cosa anche di quella, cioè un po' sulle linee di quello che diceva Giulio, c'è una teoria molto interessante di Penrose che ovviamente non ho capito, che però parla anche lui di questi universi ciclici, no? Cioè che lui praticamente dice: se si continua ad espandere l'universo e ci sarà l'evaporazione di tutti i buchi neri fino a quando alla fine praticamente non ci sarà più niente tranne i fotoni, dice prima di tutto che senza massa non ci sarà neanche il tempo, quindi uno teoricamente potrebbe arrivare in un posto, letteralmente c'è un posto che sarà l'infinito, e poi dice che dopo, quando poi non ci sarà più niente tranne questi fotoni, poi si creerà questo secondo ciclo, questo terzo ciclo, questo ventesimo ciclo dell'ennesimo Big Bang, che poi fa rinascere un altro universo. Beato lui che sa tutte queste cose. Sa che l'universo andrà per dei cicli. Diciamo, noi pensiamo che il tempo e lo spazio siano nati tra i 13 e i 14 milioni e miliardi di anni fa, ok? Con la nascita del Big Bang. Anche la prima fase del Big Bang è qualcosa di estremamente complesso, nel quale, diciamo, ci sono delle singolarità delle leggi della natura. E va bene, quello che succederà, se l'universo avrà una fine, diciamo, e poi che ci sarà dopo la fine dell'universo, veramente lì invidio tanto Roger Penrose. Entriamo, guarda. Mi sento molto piccolo e molto ignorante su questi argomenti così. Io, se volete, vi posso dire come hanno misurato G-2 a Fermilab, però, che ancora non ve l'ho detto, però, diciamo. No, in effetti, ottima domanda. Sì, mi sento molto più terra-terra. No, Riccardo, è perché io e Giulio praticamente litighiamo su queste cose, no? Cioè, quando ci chiamiamo alle 10 di sera, dopo aver letto l'ennesimo libro di fantascienza, dobbiamo ovviamente discutere sulla fine dell'universo. No, guarda, in realtà hai sollevato un ottimo punto, nel senso, ci avevamo questa domanda in scaletta e non te l'abbiamo fatta, esatto. Cioè, nel senso, come è stato condotto l'esperimento e come l'hanno misurato? Come hanno misurato questa discrepanza, cioè del valore atteso rispetto a quello poi realmente misurato? Quello che misuri è appunto questo G, o se vuoi la differenza tra G e 2. E la misuri facendo circolare questi muoni in questo acceleratore, che è un oggetto più piccolo, se volete, rispetto a quello di Ginevra, però è un oggetto nel quale il campo magnetico, che vi ricordo, campo che fa curvare le particelle, deve essere misurato in una maniera ultra precisa. Perché questo? Perché se i muoni entrano nell'acceleratore tutti con lo spin orientato in un certo modo, si dice che sono polarizzati, orientato lungo il piano dell'orbita. Allora, se G fosse 2, questo spin si manterrebbe lungo il piano dell'orbita e ruoterebbe con la velocità del aspetta, lo faccio così, questa è la circonferenza, ruoterebbe con lo spin, con la direzione del muone. Il fatto che G sia leggermente maggiore di 2 fa ruotare lo spin un po' più velocemente del cambio di direzione. Si dice che c'è una precessione dello spin, lo spin precede. Va bene. Allora, come si fa a vedere questo? Il muone decade. Come ho detto, decade in un elettrone e due neutrini, la direzione nella quale la direzione dell'elettrone che decade è generalmente la direzione dello spin del muone. E quindi, misurando questi elettroni di decadimento, si misura lo spin del muone e si vede che lo spin si è mosso di più
della rotazione del muone dentro l'acceleratore e di quanto si muove in più, quanto si muove in più esattamente la G-2. Vi dice esattamente quanto è G-2. Come fanno a vedere gli elettroni? Beh, si usa un rivelatore di particelle. In questo caso si usano dei cristalli che ora non vorrei dire un materiale che è fluoruro di piombo, però non sono sicurissimo. E che succede a questi cristalli? Quando si mettono tanti cristalli nella direzione nella quale può arrivare l'elettrone, quando arriva l'elettrone, un cristallo normalmente emette luce in qualche modo, o luce che si chiama luce di scintillazione o luce Cherenkov. In questo caso emette luce Cherenkov, cioè una particella quando viaggia in un mezzo con una velocità maggiore della velocità della luce in quel mezzo, ora ci torno, emette luce Cherenkov. Cioè la velocità della luce nel vuoto, sapete, è quel valore invalicabile, no? Per tutte quel valore oltre cui non si può andare. Ma la luce nel mezzo, nell'acqua, nel vetro, nei cristalli, viaggia più lentamente. Questo è il motivo per cui, per esempio, vediamo, no, la classica matita spezzata nel bicchiere d'acqua, ok? La rifrazione. Allora, la luce va più lenta nell'acqua, va più lenta nel vetro. Se una particella, come l'elettrone, va più veloce della luce nel vetro, emette un cono di luce blu che si chiama luce Cherenkov, perché è stata scoperta da questo fisico che si chiama Cherenkov. Misurando questa luce con dei fotorivelatori, alla fine si arriva a capire che l'elettrone è arrivato là, quindi che il muone aveva lo spin in quella direzione, e quindi a misurare G-2. Non è banalissimo, ma è un super esperimento, e quindi ovviamente mi scuso sia con voi che con i colleghi di quell'esperimento, perché diciamo, ho cercato di spiegarvi qualcosa di molto complesso in 60 secondi e va bene. No, benissimo Riccardo, anzi guarda, incredibile, credo addirittura di aver capito che è quella la cosa incredibile, la cosa incredibile della spiegazione, guarda, veramente gentilissimo. Guarda, io ti ringrazio davvero, non credo che... Ah, c'è un'ultima domanda, questa in realtà è una domanda che volevo, cioè Giacomo Volerci che ci chiede cosa sappiamo invece della natura del tempo. Allora, qua volevo implementare un po' questa domanda pure da parte mia, nel senso che è una cosa che mi sono sempre chiesto, cioè per quale motivo spazio e tempo sono correlati? Cioè nel senso, perché la massa distorce lo spazio? Perché la presenza di una grossa massa distorce lo spazio-tempo? Cioè questo è un concetto abbastanza difficile da capire, ma che mi risulta sia assolutamente reale, tant'è vero che i satelliti in orbita sono tarati con gli orologi che hanno uno scarto di non so quanti microsecondi, se non di meno addirittura, per compensare la differenza a terra con la distorsione appunto che la massa della terra provoca. Sì, assolutamente, questo è proprio territorio della relatività, della teoria della relatività, e se non teniamo conto di questi effetti che sono piccoli nel mondo che ci circonda, non sono piccoli vicino a un buco nero, ma sono piccoli nel mondo che ci circonda, però se non teniamo conto di questi effetti, il nostro navigatore satellitare, il GPS del telefonino, dopo un anno ci dà una posizione totalmente sbagliata, ok? Perché gli orologi dei satelliti non sono più calibrati opportunamente, quindi vanno tenuti in conto questi effetti. Allora, una prima parte della teoria della relatività, appunto, che si chiama relatività ristretta o speciale, ci ha fatto capire che in realtà il tempo non è una cosa a parte, non abbiamo da una parte le tre dimensioni spaziali e dall'altra il tempo, ma lo spazio-tempo è un unico ente a quattro dimensioni, e queste dimensioni possono mischiarsi fra di loro passando da un sistema di riferimento a un altro. Cioè, per intenderci, se io viaggio su una macchina molto veloce, quindi il mio sistema di riferimento è la macchina molto veloce, e poi c'è il mio amico che sta invece all'autogrill fermo, il suo sistema di riferimento è solidale con l'autostrada, ok? Nella fisica classica per noi il tempo è uguale, quello che cambia è soltanto lo spazio, le coordinate spaziali, che vediamo in maniera diversa, lui sta al chilometro zero, io sto al chilometro 2 e mi muovo
e quindi la mia coordinata spaziale cambia, ma il tempo scorre allo stesso modo, è lo stesso. La relatività ristretta ci ha fatto capire che in realtà, appunto, il tempo è la quarta dimensione dello spazio-tempo e passando da un sistema di riferimento all'altro, per esempio il muone che attraversa l'atmosfera, queste quantità cambiano in maniera correlata fra di loro, per cui l'orologio, che il tempo per il muone, se il muone avesse un orologio, il ticchettio del suo orologio sarebbe molto diverso dal ticchettio del mio orologio che vedo il muone arrivare sulla Terra. Okay? I tempi non sono gli stessi in due sistemi di riferimento. Il tempo, lo spazio-tempo è un unico ente a quattro dimensioni. Poi c'è la teoria della relatività generale, che ci spiega invece come lo spazio-tempo non è piatto. Se noi, quando noi disegniamo i nostri assi cartesiani, li facciamo sempre dritti con l'angolo di 90 gradi, immaginiamo uno spazio piatto, e se aggiungiamo la quarta dimensione immaginiamo uno spazio-tempo piatto. In realtà la presenza di grosse masse deforma lo spazio-tempo. Quindi che cosa fa? Curva sia lo spazio che il tempo. Per esempio, potreste vedere i raggi, la luce provenire da una stella curvare. Se la direzione tra la luce e tra la stella e il mio occhio passa vicino a un buco nero, allora quello che succede è che il raggio di luce curva e quindi io vedo la stella in una posizione del cielo che non è quella reale, perché io immagino che proietto all'indietro il raggio di luce proiettandolo in linea retta e invece la luce ha curvato. E lo stesso il tempo, che okay? Il tempo, in vicinanza di, avete visto Interstellar, penso, quindi sarete molto ferrati sull'argomento, in vicinanza di grosse masse, quindi le masse, per esempio buchi neri, il tempo scorre in maniera diversa. Ecco, io su questo con la massa me lo riesco, anzi con lo spazio me lo riesco ad immaginare, perché mi immagino quasi tipo un pezzo di carta. Se ci metti sopra qualcosa che è più pesante, poi il pezzo di carta entra e va giù, no? E mi immagino un po' tipo anche un pianeta che fa esattamente quello anche quando uno deve poi immaginare anche la rotazione dei pianeti attorno al Sole, tutte quelle cose lì. Ma non riesco ad immaginarmelo con il tempo. Devi immaginare il tempo esattamente come una quarta dimensione dello spazio. Sì, ma è incredibile quello. Le equazioni della relatività ristretta si usa x, y, z e non t, ma c per t, velocità della luce per tempo, perché diciamo la velocità della luce per il tempo è effettivamente una distanza, per avere le stesse quantità. Ecco, esatto. Però, ecco, lo vedi qui qui lo vedi in realtà in due dimensioni, perché quello è un foglio che si piega, no? Quindi tu vedi due dimensioni. Allora, già immaginarlo in tre è difficile, ma lo devi immaginare in quattro dimensioni. Quindi si curva, lì vedi che c'è un reticolo in due dimensioni, hai soltanto x e y. Questo reticolo non è più piatto, ma in presenza di una massa si curva. Avviene la stessa cosa, ma non in due dimensioni, ma in quattro dimensioni. Okay? Quindi... aspetta, scusami, spiegami un attimo, quindi come me lo devo immaginare? Quindi queste sono due dimensioni. Resta qui su questa immagine. Adesso tu pensa a un pianeta che che scorre, che sta sulla cavità, va bene? Allora, in realtà un pianeta normalmente andrebbe dritto, seguirebbe la sua traiettoria rettilinea. Il pianeta curva nella fisica classica, nella fisica newtoniana, il pianeta curva perché c'è un'attrazione di gravità, perché quel sole, quella stella, va bene, lo attrae e quindi gli fa percorrere un'orbita circolare, ellittica, quello che vuoi. Nella visione, della relatività generale, in realtà questa attrazione gravitazionale è in realtà una curvatura dello spazio-tempo, per cui il pianeta va dritto, ma va dritto dove? Nello spazio-tempo incurvato, e quindi curva.
È come se quel pianeta si muovesse lungo il foglio, ma siccome il foglio si è incurvato, il pianeta curva. Ok, quindi tu puoi vedere la Terra che ruota intorno al Sole sia come effetto dell'attrazione gravitazionale che il Sole esercita sulla Terra, sia come effetto della curvatura dello spazio-tempo intorno al Sole che la Terra sente e che quindi li porta a fare non una linea retta ma una ellisse intorno al Sole. Però, ripeto, lo devi immaginare in quattro dimensioni, io non sono capace. No, sono di stupefacenti. No, ma soprattutto perché io proprio non riesco ad immaginarmi quello del tempo, cioè non so neanche come, non so, è proprio completamente beyond me. Perché ad esempio... Dimmi. No, perché ad esempio questa cosa che hai detto del pianeta, che tecnicamente il pianeta ovviamente pensa che va dritto, però per questa curvatura invece gira, cioè questa è anche una cosa che io non riesco ad immaginare, cioè non riesco ad immaginare come dovrebbe andare dritto, ma invece incomincia a girare. No, questo è, in due dimensioni è semplice, guarda, pensa a un palloncino, ok? Pensa a un palloncino gonfiato e pensa a un essere... al solito, un puntino, una formichina che cammina in linea retta sul palloncino. Va bene? Questa va sempre in linea retta e lei va dritta, però il suo spazio è curvo e quindi lei alla fine tornerà al punto di partenza. Ok, sì. Nell'universo puoi vederlo in questo modo, se l'universo è curvo, se vuoi una navicella spaziale che va sempre dritta, ora diciamo i tempi sono molto più lunghi della vita di qualsiasi navicella spaziale, ma potresti tornare al punto di partenza perché lo spazio-tempo è curvo. Ok, e l'elemento del tempo è un'altra curvatura? Si curva anche il tempo, questo è il motivo per cui per esempio il tempo può accelerare vicino, si curva il tempo esattamente come una delle altre tre, come le altre tre dimensioni dello spazio. È difficile da... No, guardare. È impossibile. Cioè la fisica moderna, quello che si chiama fisica moderna, cioè meccanica quantistica, teoria quantistica, meccanica quantistica e teoria della relatività, è qualcosa che è veramente difficile da digerire, da mandare giù, da accettare. Perché molto, diciamo, noi viviamo in un mondo classico, un mondo classico nel senso della fisica. Non viviamo in un mondo dove gli oggetti macroscopici viaggiano alla velocità della luce, dove diciamo ci sono concentrazioni di masse come un buco nero. No, vabbè, io ancora non ho neanche capito quello dei muoni, quindi adesso non esageriamo con il resto. Fantastico. Riccardo, guarda, ti ringraziamo tantissimo per essere tornato e per queste spiegazioni. Io in realtà avrei altre 10.000 domande, però diciamo stiamo andando avanti da un'ora e mezza, quindi diciamo che ti lasciamo andare e vediamo di sforare le 3 ore come abbiamo fatto l'ultima volta, ecco, perché altro. Senti, ringrazio. Un piacere, quindi ringrazio voi. Piacere nostro, se diciamo alla prossima scoperta, nel senso che adesso tu sarai il nostro fisico quantistico di riferimento. Ogni volta che salta fuori qualcosa ti veniamo a rompere le scatole. Vediamo presto, allora. Allora, ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito e come al solito invitiamo a seguirci su tutti i social, su tutti i canali e ci vediamo appuntamento alla prossima live, che fra l'altro non sappiamo quando è perché stiamo facendo qualcosa come 5-6 live a settimana adesso, siamo pieno regime, per cui non sappiamo quando sarà la prossima live, ma presto, presto. Esatto. Grazie a tutti e buona serata. Grazie, grazie a tutti, grazie Riccardo. Ciao.